Ciao a tutti e benvenuti su Digital Best. In questo video mi sono concentrato sulla selezione di soundbar entro i 300 euro circa, sia per quanto riguarda barre singole oppure in kit con subwoofer e satelliti per ottenere un vero effetto surround. E in questa fascia di prezzo si possono già trovare delle ottime soluzioni per accrescere notevolmente la qualità audio della nostra TV. E perché no anche per ottenere un sonoro in stile cinematografico per film, serie TV e videogiochi. Se volete supportare il canale e questi video è semplice e gratuito. Lasciate un like, condividete e naturalmente iscrivetevi se non lo avete ancora fatto. Mi raccomando però attivate anche la campanella, altrimenti YouTube non vi manda le novità del canale. Quindi partiamo subito senza indugi, vi ricordo soltanto che come sempre qui sotto nella descrizione del video trovate tutti i link alle offerte delle soundbar che vado a presentarvi. Quindi partiamo dalle soundbar singole che sono ideali per chi cerca un sistema per migliorare il sonoro della propria TV ma con il minimo ingombro. La prima che vi presento è la Bose Solo 5, davvero compatta. Infatti è lunga solo 55 cm e alta 7. È in grado di regalare un suono pulito e con una discreta potenza. È provvista di Bluetooth e sul retro possiede gli ingressi per il cavo ottico, cavo coassiale e cavo AUX. C'è anche un ingresso USB, ma è solo una presa di servizio per eventuali aggiornamenti e manutenzioni. Si tratta della soundbar più economica della Bose ed è uscita nel 2015, ma continua ad essere vendutissima e apprezzata dalla maggior parte degli utenti ancora oggi. Per via del suo prezzo contenuto, attualmente di circa 230 euro contro i quasi 300 euro richiesti alla sua uscita, e naturalmente per la qualità Bose. Ultimamente però è uscito anche un altro modello di soundbar compatta della Bose, che potremmo anche definire l'upgrade della Solo 5 che vi ho presentato poc'anzi. Infatti anche questa è molto compatta, con un'altezza di soli 5,6 cm, 59,4 di lunghezza e 10,2 di profondità. Ad ogni modo anche per questo speaker TV Bose vale lo stesso discorso della Solo 5, e cioè si tratta di una soundbar adatta a chi non necessita di una grande potenza ma vuole comunque la qualità Bose. In questo caso però, essendo un modello recente, troviamo dei miglioramenti rispetto alla Solo 5. Ad esempio sul retro ci sono maggiori prese disponibili, tra cui anche la HDMI, e c'è la possibilità di espandere il sistema collegando ad esempio il subwoofer esterno sempre della Bose e altro ancora. Troviamo anche qui il Bluetooth e il suo prezzo è di circa 280 euro. Quindi se non vi interessa spendere 50 euro in più rispetto alla Bose Solo 5, sicuramente vi consiglio questa. Ma aspettate anche di vedere le altre soundbar che ho selezionato per voi. Intanto vi ricordo che trovate tutti i link alle offerte qui sotto in descrizione. Questa soundbar Samsung promette un'ottima resa a fronte di un prezzo contenuto di circa 190 euro. Possiede un sistema multispeaker con 3 tweeter e 3 woofer per un suono ampio e bassi ottimizzati. È in grado anche di riprodurre file audio in alta definizione, in questo caso fino a 96kHz e 24 bit. È possibile scegliere manualmente una tra le 5 modalità di riproduzione disponibili. Oppure, grazie alla funzione Smart Sound, sarà la soundbar ad analizzare il suono e a scegliere automaticamente la modalità più adatta. Vi troviamo anche Bluetooth, Wi-Fi ed è provvista di ingresso per il cavo ottico, Ethernet, presa HDMI e USB. È compatibile con il wireless surround kit di Samsung, che abbinato alla soundbar potrà creare un sistema surround multicanale per un'esperienza audio ancora più coinvolgente. Yamaha è da sempre sinonimo di qualità nell'ambito della tecnologia sonora casalinga ed ecco quindi una soundbar Yamaha molto interessante con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Si tratta del modello YAS 109 che al prezzo scontato attuale di circa 170 euro offre un prodotto davvero completo che integra una tecnologia chiamata DTS Virtual X, in grado di riprodurre un sonoro 3D virtuale che prova a ricreare l'esperienza avvolgente del surround con una singola soundbar. La potenza massima degli altoparlanti è di 120 watt. Integra Amazon Alexa anche in italiano grazie ad un aggiornamento di gennaio 2020.
Ha il Bluetooth e sul retro ci sono le prese per il cavo ottico, il cavo Ethernet, HDMI e USB. Trovate il link all'offerta qui sotto in descrizione. L'ultima soundbar singola che vi presento è sempre di Yamaha, la Music Cast Yas 306, che attualmente si trova all'ottimo prezzo di circa 230 euro. Al suo interno vi troviamo un sistema formato da due tweeter, due woofer e due subwoofer, per offrire un sonoro ricco e coinvolgente. Ai lati ci sono anche due uscite bass reflex che rendono i bassi ancora più profondi. Integra una particolare tecnologia chiamata Air Surround Extreme, in grado di simulare un sonoro surround a 7.1 canali. È provvista anche di Bluetooth ed è compatibile con AirPlay di Apple. Supporta la riproduzione di file audio ad alta definizione fino a 192 kHz e 24 bit. Ci sono 5 modalità di ascolto e la tecnologia Music Cast permette la condivisione senza cavi con altri apparecchi compatibili. Trovate il link all'offerta qui sotto in descrizione. Passando ora alle soundbar con subwoofer separato, voglio iniziare subito alla grande. Con questo recente sistema a 5.1 canali di Samsung realizzato in collaborazione con Harman Kardon. Attualmente è un'esclusiva Amazon e il prezzo è di circa 290 euro. Ha una potenza massima in uscita di 360 watt e possiede un totale di 8 altoparlanti, tra cui uno centrale dedicato ai dialoghi e naturalmente il subwoofer separato con tecnologia wireless. Quindi potremo posizionarlo dove desideriamo nella stanza e connetterlo alla soundbar senza cavi. Grazie alla tecnologia Adaptive Sound, la soundbar analizza il segnale audio per offrire automaticamente un suono ottimizzato in base alla singola scena. Grazie a ciò promette di farci sentire con chiarezza le voci anche quando il volume è basso. E include anche la tecnologia Samsung Acoustic Beam, che grazie a 28 fori che agiscono virtualmente come singoli speaker, mixa e diffonde l'audio in modo da farlo provenire dal punto esatto dell'azione sullo schermo. Perfetto per ottenere un coinvolgimento maggiore in film e videogiochi. È compatibile con i formati HDR10, Dolby Digital 5.1 e DTS Digital Surround 5.1. Per quanto riguarda la connettività troviamo il Bluetooth, l'ingresso per il cavo ottico, HDMI e USB. Si tratta di un sistema espandibile grazie al Wireless Speaker Kit di Samsung, acquistabile separatamente. E infine, cosa sicuramente gradita, nella confezione troviamo già compreso il cavo ottico e la staffa da muro nel caso volessimo installare la barra a parete. La Yamaha Yas 207 è considerata da alcune tra le più autorevoli testate giornalistiche del mondo, che operano nel settore audio-video, la migliore soundbar del 2019 sotto i 350 euro. Attualmente è venduta all'ottimo prezzo di 260 euro. Ma ora vediamo insieme i motivi per cui questa soundbar è piaciuta così tanto. Prima di tutto la potenza in uscita totale è di 200 watt, quindi 100 watt per la barra e 100 watt per il subwoofer. Quest'ultimo è wireless, quindi offre la possibilità di essere connesso alla barra senza cavi. È stata la prima soundbar ad incorporare la speciale tecnologia DTS Virtual X, nata per essere utilizzata principalmente in ambito casalingo, ma che quasi da subito è stata adottata anche nelle sale cinematografiche. Questa tecnologia mira a ricreare un audio multidimensionale che si muove attorno all'ascoltatore, simulando ciò che avviene nella realtà, con la possibilità di essere applicato anche con una configurazione standard come questa. Questa soundbar di Yamaha infatti promette di ricreare la sensazione di effetti audio provenienti dall'alto, come il rumore della pioggia o di un'astronave che sfreccia sopra la nostra testa. La resa naturalmente dipende anche dalla qualità e dal tipo di traccia audio che sta riproducendo in quel momento. Ci sono 5 modalità di ascolto tra cui scegliere ed è provvista di Bluetooth. Sono presenti due prese HDMI, una per l'uscita e una per l'ingresso, la presa per il cavo ottico e una presa USB di servizio per gli aggiornamenti. E anche il suo design non lascia certo indifferenti, mi raccomando, trovate l'offerta al link qui sotto in descrizione. Vi propongo anche il modello Yas 209, sempre di Yamaha, al prezzo di 300 euro circa, che possiamo considerare l'upgrade della precedente.
La potenza in uscita totale è sempre di 200 watt, con un sistema multi-speaker all'interno della barra e il subwoofer separato con connessione wireless. Anche in questo caso troviamo la tecnologia DTS Virtual X per il sonoro 3D virtuale. La differenza sostanziale dalla precedente è che in questo caso integra Amazon Alexa in italiano. Anche qui troviamo la presa per il cavo ottico e due HDMI. Un altro ottimo sistema di soundbar più subwoofer sotto i 300 euro. Lo trovate al link in descrizione. Se invece volete economizzare ulteriormente senza però rinunciare al subwoofer separato, vi propongo anche questa soluzione di Panasonic al costo di circa 160 euro. Si tratta di un sistema 2.1 canali, formato da due altoparlanti nella barra e il subwoofer esterno che si connette in modalità wireless. Il tutto ha una potenza in uscita totale di 180 watt. Si può scegliere tra 5 modalità di ascolto, ha il Bluetooth, troviamo la presa HDMI e quella per il cavo ottico. Bene, eccoci arrivati alle soundbar corredate con subwoofer e altoparlanti aggiuntivi. Per chi non si accontenta di un surround simulato e vuole essere letteralmente circondato dal sonoro dei suoi film, programmi e videogiochi preferiti. Il primo che vi presento è il Sony HT-S20R, un nuovo modello del 2020. Si tratta di un sistema a 5.1 canali formato da una barra con tre altoparlanti incorporati, un subwoofer e due altoparlanti satelliti da posizionare dietro il punto di ascolto. La potenza di uscita totale è di 400 watt ed è compatibile con la tecnologia Dolby Digital. In questo caso non abbiamo la comodità della connessione wireless tra i vari elementi perché vanno connessi tra di loro via cavo. Ma una volta connesso però questo sistema può dare senz'altro delle soddisfazioni. Tra l'altro al prezzo attuale di 250 euro circa risulta essere uno di quelli con il miglior rapporto qualità-prezzo per quanto riguarda i sistemi surround di marca. Sul subwoofer troviamo una porta USB nella quale è possibile inserire una chiave di memoria USB per riprodurre i contenuti audio al suo interno. Le modalità di ascolto tra cui possiamo scegliere sono cinema, musica, voce e la modalità notturna, nella quale viene ottimizzato il bilanciamento acustico per garantire una chiarezza nei dialoghi anche a basso volume. Ha il Bluetooth per lo streaming audio, ad esempio dallo smartphone, e le prese disponibili sono HDMI, ottica e analogica. Insomma, un impianto surround essenziale, economico e con un ottimo potenziale. Mi raccomando, vi ricordo che vi lascio tutti i link alle offerte qui sotto in descrizione. L'ultima soundbar che vi presento è anch'essa parte di un sistema surround. In questo caso ha 4.1 canali con una potenza totale di 420 watt. È un modello LG del 2017 formato da una soundbar con due altoparlanti incorporati, un subwoofer indipendente e due satelliti da posizionare dietro. In questo caso, al contrario del più recente sistema Sony che vi ho presentato poc'anzi, qui abbiamo la comodità della connessione senza cavi tra i vari elementi. Il subwoofer ha il suo modulo wireless incorporato, mentre i due altoparlanti posteriori vengono connessi a un ricevitore che trasmetterà le frequenze audio ai due satelliti. Integra una tecnologia adattiva in grado di analizzare l'audio e migliorare automaticamente la chiarezza e l'impatto del sonoro trasmesso. Inoltre è in grado di riprodurre file audio ad alta definizione fino a 96 kHz e 24 bit. È provvista di Bluetooth, due HDMI, presa per il cavo ottico e USB. Promette benissimo anche lei, a un prezzo di 300 euro circa. Ed eccoci arrivati alla fine anche di questo video. Spero che vi sia stato utile per trovare la soundbar adatta alle vostre esigenze e al vostro budget. Vi ricordo che trovate tutti i link alle offerte proprio qui sotto nella descrizione del video. E poi ancora vi invito a lasciare un like al video e naturalmente ad iscrivervi al canale, attivando anche la campanella per rimanere aggiornati sulle novità. Un caro saluto a tutti e alla prossima, ciao!